Dicevo, ringraziamo il Signore. Per prima cosa ringraziamo Dio perché avete il coraggio di andare controcorrente rispetto a quelle che sono le mode oggi. Ogni tempo ha le sue mode, non è una moda ecco sposarsi in chiesa. È il matrimonio dell'anno questo, nel senso che è l'unico. Non ne abbiamo altri, quindi passerà la storia come il matrimonio di Valentina e Stefano, quindi è tutto vostro. Però ecco, voi avete avuto il coraggio, certamente ci vuole un coraggio, forza e anche il desiderio. Siete convinti che l'amore sincero vuole una durata, non si accontenta di mini promesse, e l'amore vero si radica nel profondo, l'amore è da Dio. Sometimes leaving's all I've got, even when I know it's not, 'cause our love is too strong for that kind of talk to be more than a thought. E permettetemi, sarebbe un grosso errore pensare che l'amore sia solamente un fatto istintuale, non è solo una disposizione naturale, quello del cuore. Oggi vogliamo dire che l'amore è anche un progetto. Un progetto da costruire, costruire l'amore, un mattone dopo l'altro nel corso degli anni. Ecco perché occorre tempo. Lo strumento per dilungare e per approfondire ecco questo amore che oggi inizia. Quell'amore non è già fatto, non è un vestito già confezionato, ma è una stoffa da tagliare, preparare, cucire. Non è un appartamento chiavi in mano, ma una casa da concepire, costruire, conservare e a volte anche riparare. Non è vetta conquistata, ma è partenza dalla valle. Io, Stefano, accolgo te, Valentina, come mia sposa. Io, Valentina, accolgo te, Stefano, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.